Buongiorno, buondì ragazze, benvenuti ragazzi, benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Lo scorso, che se non l'avete visto, ovviamente vi lascio il link qua sotto o qui nelle info. Sabato 8 dicembre, sono le 8 e mi sono svegliata alle 7 e mezza per studiare. Però ho perso un po' di tempo, vabbè. Ho le lucine accese, la candela là in fondo accesa. Ho messo a caricare, cioè, ho messo in programmazione il Vlogmas. Ho fatto tutto. Ho spento il telefono. Sono pronta per studiare. Stamattina, approfittandone del fatto che sono riposata e fresca, voglio ripetere. E quindi mi metterò a ripetere questa materia qua, che è l'area chirurgica. Poi alle 10:40 devo prepararmi perché vado a fare colazione, per modo di dire, perché l'ho già fatta con la Giulia. Vi saluto e comincio. Ok ragazze, prima non vi ho più detto nulla perché mi sono dimenticata la macchinetta a casa. Comunque sono uscita e si vede perché mi ero un attimo sistemata un po' la faccia. Però ora sono anche già tornata, ho soltanto tenuto i jeans, ma mi sono rimessa la felpona perché adesso mi sono rimessa a appunto ripetere qualcosina. E ho bevuto un caffè con la Giulia, stavo aspettando di andare a prendere i miei occhiali, ma non ho ricevuto nessun messaggio sul loro arrivo o meno. È 1:28, ma non ho fame perché ho bevuto un cappuccino e ho mangiato una brioche. Quindi ora ripeto un po', fra un pochino mangerò un po' di insalata. Ragazzi, sono pronta, sto uscendo per andare a questa cena di compleanno e prima passerò però dalla mia amica. Provo a portarmela dietro e a vedere se riesco a riprendere qualcosa. Pizza sia! Ciao Lucy! Mamma, guarda dove ti ho portato! Amore mio, guarda che pizza! Bene, buon appetito! È mezzanotte, è l'una. Per non far rumore ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come l'aria e come l'alba. Fresca come giaccio. Tu sei dentro la stanza e poi c'è giaccio fuori. Alla fine chi ha vinto? Io la perdo sempre, alla fine è inutile. Com'è? Perché non lo so, la tensione. Chi ha vinto? Sottoscritto. Cioè? Nome e codice? San Sergio di Piana. La del Gè. Migliore del mondo, migliore del mondo. Raga, lo facciamo sto vlog o non lo facciamo? Lo facciamo sto vlog. Grandi schermi. Ho giocato bene. Tipo per dire, ragazzi. Gli ultimi saranno i primi, ragazzi. Buongiorno. E 22. Ieri non mi sono fatta sentire per niente, tutto il giorno in casa, a parte ieri mattina che sono andata in palestra. Sono riuscita a concentrarmi e ho ripetuto per intero tre materie. Mi sono già messa, vabbè, un po' di mascara, mi sono vestita, ho messo questa felpona grigia super comoda e i leggings. Durante la pausa dalle lezioni vado a prendere gli occhiali nuovi. Adesso volo perché sono in super ritardo, quindi alle 8 deve essere la lezione. Non sarò mai a lezione alle 8, ma ci crediamo. Gli occhiali nuovi, voi fra pochi secondi li vedete.
Ragazzi, eccomi, sono tornata. Smetto di fare la stupidina. Allora, sono tornata. Facciamo due chiacchiere. Questi sono i nuovi occhiali. Spero che vi piacciono. A me piacciono tanto. E mi dispiace di presentarvi lì con questa faccia tutta un po' mezza struccata, tutta la forma è tonda, però è uno stondato strano perché tipo ai lati è un po' tipo a goccia, è un po' strano come montatura, non ve la so spiegare in termini tecnici. Facciano da impazzire e penso che mi abbiano proprio dato un altro tono al viso. A parte questa novità, adesso vi parlo un pochino di oggi, di cosa ho fatto. PS, questi occhiali tra l'altro li vedrete molto poco perché in casa continuerò ad usare questi, cioè abbandono i miei occhiali neri, quelli rettangolari, perché sono di una gradazione troppo bassa. Ho fatto cambiare i gradi a questi, quindi ora questi qui sono stati declassati ad un grado molto più basso e li uso in casa per studiare. Oggi ho avuto appunto queste bellissime 10 ore, ho fatto chirurgia, ho fatto area medica e l'altra materia, quella sulle evidenze infermieristiche. Sono state 10 ore non troppo pesanti e la cosa mi rasserena molto, perché in realtà pensavo di dover fare una giornata pesantissima. In realtà oggi l'ho sopportata ancora bene, vedremo domani, perché appunto domani ho un'altra giornata esattamente uguale ad oggi. Basta, ora è accendere il PC perché devo sistemare un po' di appunti, devo stampare delle cose, insomma, e mezza. E sinceramente mettermi a studiare ora, cioè anche no, non ho proprio la testa. Quindi devo aggiornare l'agenda, scrivere, voglio già pianificarmi tutti i giorni in cui andare in palestra durante queste vacanze che sembrano lontanissime, ma in realtà manca molto poco. Bene, farò queste cose. Allora, apriamo anche il calendario dell'avvento. Anche se non lo mangerò stamattina, però yeah! Direi anche quello di ieri perché non l'ho aperto. Io l'orsetto. Poi prendo il mio zainetto preparato. Adesso stavo cercando di chiudere il mio zaino. Ok, adesso sistemo un attimo le merende e l'acqua e poi vado. Eccomi, sfatta. Le ore in sé sono abbastanza volate, il problema è tutto il contesto, cioè che sono due giorni che faccio, appunto ho fatto 18 ore di lezione, in due giorni non si può fare. E volevo farvi vedere una cosa che mi è arrivata e sono molto felice di potervela recensire. In pratica, grazie alla piattaforma di Octoly, mi è stato offerto questo prodotto da Tizili o Tezili, non so come si pronunci, che produce questo appunto marchio di vestiti. Mi sono fatta mandare una felpa natalizia che è super calda. Ho scelto appositamente una taglia super larga, ho scelto una L, credo, sì, L, perché la volevo portare per più fuori casa, eccetera. E questa è la felpona. Cioè, guardate, è bellissima. E c'è scritto: I am only a morning person on December the 25. Mi piace tantissimo. Super calda perché dentro è fatta di questo materiale qua, super peloso. Quindi niente, io vi lascio qua sotto il link se per caso vi interessasse acquistarla. Non so quanto costa. Costa 33,95 e c'è anche disponibile in questo verde. È molto molto bella e niente, io adesso la porterò un po' in casa e poi dopo, se mi capiterà di portarla fuori, la rivedrete. Buongiorno, oggi mi vedete vestita non truccata con la felpona, quella di ieri di Natale,
enorme, fa un caldo, sto sudando in questo momento. Sto andando in palestra. Ho già portato fuori il cane, ho già fatto colazione, insomma mi sono alzata alle 8 in pratica. E ora vado in palestra, ovviamente non mi trucco. Dopo quando torno vi faccio vedere anche questo, perché ho cambiato astuccio ieri sera. Quindi novità. Come vedete l'outfit rosso è durato per poco, è tornata la mia felpona. Sono le 10:55, però c'è da dire che sono andata a comprare un regalo perché oggi è il compleanno di mio nonno e mi sono anche già cambiata, ho sistemato la roba di palestra, insomma sono già diciamo in postazione studio. Sono molto contenta del mio allenamento di stamattina, ho fatto gambe. Ero molto molto carica, anche tanto che alla fine mi sono messa a fare anche gli addominali così, anche se non erano nell'allenamento di oggi, ma... Sì, una cosa che mi sono dimenticata è questa. Ieri in pratica, vabbè, sapete che il mio astuccio è sempre quello della Eastpak stancata, nel senso che stiamo giungendo alla fine delle lezioni, mancano soltanto... Ho deciso di cambiare momentaneamente astuccio per questa sessione che si prospetta. Ho deciso di prendere questo, che in realtà è una pochette di Primark che comprai da Primark, infatti fa ancora un profumo terribile di plastica troppo buono e è trasparente, tutto così glitterato, infatti mi piace un sacco e mi piace perché dovendo studiare a casa posso permettermi di prendere un astuccio bello grande, pesante, pieno di cose, perché ci sia veramente tutto. Infatti ci ho aggiunto diciamo di nuovo questo, solita crema che ormai sta finendo, questa qui di Mercy Andy che è veramente buonissima, quella al glicine, e poi ho aggiunto le forbici appunto con lo scotch che uso parecchio, sapete, rispetto a quelli che c'erano già, niente di che, però insomma avere comunque così tanto spazio, avere tutto insieme mi aiuta molto. Eccomi qui che alle ore 18:57 sono di nuovo. Sono tornata a casa dalla lezione e mi sto mettendo a sistemare un po' di appunti sulla SCA, quindi infatti del mio cardio eccetera. Di solito la mia routine quando finisco una materia è di finire gli appunti, sistemarli e se sono al computer stamparli. Allora ragazze, sono le 23:17 e abbiamo finito di cenare, è andato tutto bene, ho mangiato una buonissima scaloppina con le patate bollite e due pezzi di torta. Me li sono guadagnati dopo la palestra di stamattina. E ora mi sono semplicemente cambiata scarpe, sono rimasta esattamente uguale, sciupata e depressa come prima. E esco un pochetto e vado fuori con un mio amico. Io vi saluto e ci vediamo domani. Buongiorno, sono le 10:03 e io sono già sveglia da 2 ore e sto ripetendo chirurgia come già vi avevo preannunciato secondo il mio calendario. C'è un piccolo fagotto che dorme. Artù, ciao. E niente, ho acceso le mie lucine, la mia candela, un po' tutto. Adesso questa la spegniamo perché non serve. E volevo dirvi che fuori nevica. Speriamo che ricominci, così ve lo farò vedere. Non so se si vede. Però vi giuro che è neve. Ve lo giuro. Ok, mi sono circa preparata, cioè nel senso no, in realtà mi sono solo vestita e mi sono messa questi scarponcini. Borsa è pronta, ci devo solo mettere i biscottini di merenda, il telefono ce l'abbiamo. E mi vesto, porto fuori Artù, che come al solito gli faccio fare pipì prima di andare via. E poi me ne vado anche io, purtroppo non vorrei, vorrei stare qua con lui per sempre, ma... come ben sapete non si può. Ci rivediamo più tardi quando torno. Direi di essermi coperta abbastanza per questo freddo gelo polare artico che mi aspetta. Andiamo a mangiare. Buongiorno ragazze, stamattina
mattina è venerdì. Ho deciso che sarà l'ultimo giorno di questo weekly. Ci sono molto arrabbiata. La puntata alla sveglia alle 7 e mi sono addormentata. La cosa mi fa molto rabbia perché ieri ho dormito un'ora, ieri pomeriggio, poi ho dormito 8 ore stanotte, cioè proprio vuol dire che il mio corpo ha un bisogno estremo di dormire. Sono pronta per studiare, ho già chiuso la porta, lucine, candela, tutto è pronto. E stamattina voglio fare un po' di chirurgia, visto che ho 2 ore e non più 3. Voglio fare chirurgia. Sto sperimentando una nuova idea che mi è venuta: andare in palestra dopo. Quindi invece che andarci la mattina subito appena apre, io ci andrò alle 10:30 tipo, in modo tale che appena torno sono già pronta per cibarmi e scappare all'università. Vediamo dopo se riesco, che vi dico com'è andata questa nuova prova. Allora ragazze, eccomi qua come al solito, sempre comunque in ritardo, ma ormai lo sapete. Sono le 12, non lo so, sto uscendo al volo per andare all'università perché in teoria ho lezione all'1, in teoria arriverò un po' più tardi. Il nuovo metodo di andare in palestra più tardi è funzionato, è riuscito, cioè sono arrivata a casa praticamente sì, in tempo per mangiare, le 12:50, e devo dire che è un ottimo metodo perché sono riuscita a studiare stamattina e così ho fatto allenamento senza ansia. E basta, ora devo veramente fuggire, quindi ci vediamo stasera. Hello, buonasera. Non so perché sono di buon umore, ma in realtà lo so, un motivo c'è. È venerdì sera e questo vuol dire che la settimana è appena finita. Aspetta un intensissimo weekend di studio, ma io sono comunque felice, di buon umore, perché picco al momento di positive vibes. È importante ogni tanto riprendere un po' la propria positività. La settimana è stata molto intensa, molto dura. Non mi aspetta un weekend di riposo perché dovrò studiare tanto, ma siate felici perché avete la possibilità di studiare ciò che vi piace, o almeno noi che siamo all'università. Per il liceo è un po' diverso, ma vabbè. E quindi sì, diciamo che la vedo positivamente, dicendo che è comunque un weekend di riposo dalle lezioni ed è già qualcosa. Era la penultima settimana di lezioni, quindi settimana prossima sarà l'ultima. Si sta concludendo anche questo semestre di lezioni. E niente, con questo io voglio finire questo vlogmas. Stasera non esco, me la prendo per me. Devo finire di sottolineare dei nuovi appunti che ho stampato. Ho voglia di fare una diretta con voi su Instagram e voglio editare questo vlogmas, quindi di cose da fare ne ho. Che vi sia piaciuta e ci vediamo prossima settimana con un nuovo vlogmas, che sarà purtroppo il penultimo perché poi si avvicinano già i giorni di Natale. Un bacino, ciao!